Manutenzione dei porti da emergenza a sistema è il titolo dell'incontro pubblico che i comuni di Fano e Regione Marche hanno organizzato nella Sala della Concordia della Residenza Municipale. Un titolo scelto per sottolineare come i problemi dei porti marchigiani debbano essere affrontati con progettualità, mettendo in rete tutti i soggetti interessati. L'incontro pubblico è stato istituito anche per discutere e confrontarsi sul futuro della marineria delle Marche, al quale hanno partecipato non solo gli addetti ai lavori, ma tutte le realtà legate al comparto pesca. I saluti di rito sono stati affidati al sindaco di Fano Massimo Seri, che ha dato spazio agli interventi dei relatori presenti all'incontro. Abbiamo fatto interventi straordinari, importanti, però non si può sempre rincorrere l'emergenza che ti porta a spendere anche risorse importanti. È necessario arrivare ad una manutenzione costante che possa far lavorare poi gli operatori in tranquillità e senza dover spendere risorse eccessive. Alla fine l'interesse è di una città e di un territorio. Il tema della manutenzione dei porti è una problematica costante. Lo scopo è quello di mettere in campo soluzioni quotidiane idonee. La richiesta è quella di poter riuscire a dragare, a ripulire i fondali almeno una volta all'anno, in maniera da avere un'ordinarietà nella gestione, ma anche di facilitare il ricollocamento dei fanghi. Quando arrivano le risorse si interviene, ma si interviene quando ci sono le risorse, non quando serve. Questo vuol dire ridurre l'attività del porto, vuol dire ridurre l'economia del porto, della pesca, della cantieristica e anche le altre attività. Il governatore delle Marche ha annunciato che persistono delle problematiche legate ai sistemi, nello specifico dei permessi e degli appalti. Abbiamo da 4 anni una riforma dei porti che dà all'autorità di sistema di Ancona del Medio Adriatico la gestione di tutti i porti statali lungo la costa che va da Pesaro fino a Ortona, in Abruzzo. Un'autorità che è competente sotto questa attività potrebbe benissimo ampliare la propria gestione al posto dei singoli comuni sull'azione sui porti. È una scelta che cerchiamo di condividere ovviamente con l'autorità di sistema. A oggi ancora, insomma, non è arrivata a fine in fondo, ma io sono convinto sia la scelta migliore.